Per la creazione dello svuotatasche abbiamo bisogno di un pezzo di feltro quadrato rettangolare, decidete voi le dimensioni, alla quale andiamo a fare due buchi su ogni angolo. Allora, come facciamo per definire la posizione dei buchi? Pieghiamo il feltro in questo modo, creando un angolo di questo genere. Posizioniamo il nostro righello a 4 cm e mezzo rispetto alla punta e con le penne, quelle cancellabili tramite stiratura, andiamo a fare un piccolo segno. Dopodiché, con il punteruolo andiamo a fare due buchi in questo modo. Spingiamo due volte e abbiamo fatto i nostri buchi. Attenzione, il buco non deve essere troppo distante rispetto al bordo del feltro, massimo 1 cm. Ok? Ripetiamo questa operazione su tutti e quattro gli angoli. Dopo che abbiamo fatto i buchi, ci aiutiamo con una molletta dei panni in questo modo per tenere il buco vicino. Prendiamo un pezzettino di nastro della lunghezza di circa 30 cm, ci aiutiamo con una forbice a entrare nel buco, andiamo nel buco e facciamo un nodo in questo modo, circa a metà del nostro filo. La decorazione, in questo caso un bottone, andiamo a infilarla in questo modo, sempre aiutandoci con la penna, ci infiliamo in un buco, prima i due in diagonale in questo modo e dopo gli altri due. In modo tale che la parte superiore del nostro bottone abbia questa decorazione a croce. Tiriamo e andiamo a fare due nodi in modo tale che adesso sia definitivamente bloccato sotto al nostro bottone. Queste due parti qui possiamo tagliarle perfettamente sotto il bottone che non siano visibili, oppure le tagliamo così in diagonale che rimangono un po' di decorazione. Ripetiamo anche questa operazione su tutti e quattro gli angoli.